Tanta voglia per tutti ragazzi, qui sta Franca vi parla, secondo giorno di questa Easter Egg Week, mamma mia. E siamo qui oggi ragazzi con una mappa che per me è tra le migliori in assoluto mai viste, soprattutto considerato che è una mod, cioè qualcosa di fenomenale, una mappa enorme, ha un Easter Egg interno, ha un buildable per dirla all'inglese, cioè un'arma costruibile che dopo vedremo. E è veramente fenomenale. Come vedete ci sono anche le voci in inglese, però ci sono le voci, almeno rende un po' più di partecipazione insomma nella mappa. Come vedete ci sono anche là sotto in basso a destra il logo cinese e tutto quanto, perché siamo in una mappa ambientata in Cina, dopo, secondo il creatore, dopo la... Allora aspetta che mi devo ricordare una cosa prima del... Vabbè, la sfida delle granate dov'è che stavano? Là sopra? No, di qua, ok. E praticamente è ambientata dopo gli eventi di The Rising Drake ed siamo in Giappone, in un castello giapponese, forse prima ho detto cinese, vabbè, dove praticamente, oh la cassa è già qui, bene, dove praticamente avremo modo di... Un attimo ragazzi, sto cercando di fare 18 robe insieme. Dove pensavano di trovare il Takeo 1.0. Ok, abbiamo le sfide delle granate, perché adesso vi farò vedere. Cioè, è una mappa geniale, geniale. Quindi c'ho questa mappa che veramente è qualcosa di incredibile, incredibile veramente. Chapeau, chapeau, detta proprio alla grezza, a chiunque l'abbia pensata e costruita soprattutto, perché è veramente fenomenale. L'easter egg non come dicevo già nell'episodio di ieri, l'ho già iniziate, cioè queste mappe le ho già giocate per farmi l'idea di che cosa mostrarvi, come erano, e soprattutto per verificare se il computer le supportasse un minimo, e per fortuna sembra resistere. Qua ad esempio tipo lì dove c'è il fuoco, adesso mentre registro anche un po' tipo, cioè ci sono ogni tanto dei cali di frame rate, però spero che nel complesso sia accettabile. Come vedete ce li ho abbastanza fissi. Ah fuck, devo fare le kill di granata. Ce li ho abbastanza fissi intorno ai 60. Ok. E quindi dovrebbe andare benino. Ogni tanto calano un pochino, però dovrebbe essere più o meno sempre intorno ai 60. Ecco qua, abbiamo la nostra ricompensa, che è quest'ascia cattivissima, ve lo dico. E andiamo adesso, già non mi ricordo più dov'è che fosse la corrente. L'ho giocata soltanto una volta ovviamente questa mappa, per non spoilerarmi troppo. E forse era qua sopra, sì. Ok, qua c'è il primo pezzo del buildable, però non credo fosse qui invece, sai. Vabbè, buono a sapersi che il jug è qua, però la corrente non era qua. E dov'è che era? Questo mi scappa fuori qui, no? Ah, ok, lì dietro, dietro, ok, in fondo, sì, ci sono. Sta qua giù, qua dietro, bisogna aprire almeno una porta da 1000, se non anche due, con una dopo da 1250. Vabbè, sti cazzi, tanto adesso ci abbiamo questa, affettiamo giù tutti. Bene, quindi questa mappa, come vi dicevo, adesso appena raccimolerò un po' di punti, inizieremo ad aprire tutte quante le porte, eccetera. Veramente qualcosa di fenomenale. E ci sono tantissime zone, tantissime porte da aprire. È una mappa veramente completa, cioè poteva essere tranquillamente questa al posto di Zetsubou per quanto mi riguarda. E come già vi ho detto nell'episodio precedente sul ponte di Mob, la grafica, cioè, fa schifo, ma perché è proprio il computer mio purtroppo che ho dovuto impostare per forza di cose, scusate, una qualità delle texture piuttosto bassa per far sì che riuscissi anche a registrare. Infinite ammo. Champagne. Ok. Quindi la grafica appunto fa schifo, ma perché l'ho impostata io così bassa, perché altrimenti non avrei potuto registrare e giocare contemporaneamente, e quindi è questa la motivazione. Però sono sicuro che con una grafica insomma degna del gioco, sicuramente questa mappa avrebbe reso ancora di più. Questo tra l'altro penso sia lo stesso
cioè perlomeno a me sembra la stessa statua che era su Die Rise, su Black Ops 2. E per me sarà anche qua, cioè non so, parte degli easter egg, mi sembra un po' troppo sospetto il fatto che ci sia quello lì. Però vedremo. Vi ripeto, gli easter egg non sono riuscito, cioè so, penso di sapere che cosa consista, non ho capito come si sblocchino i vari step, però a parte costruire un'arma che vedrete da poco. E come vedete servono delle parti lì sopra a destra, sopra al... Oh, che cazzo? Sta ceta, raga, è tipo qualcosa di OP, che tipo shotta fino a round altissimi. E, cioè, non lo so, altissimi. Io prima credo di essere arrivato a round 15 nella partita di prova, per fare, insomma, punti, aprire tutto quanto. E sono abbastanza sicuro. Ho sbagliato a uccidere anche quello lì. E, quindi fino a round 15 sicuramente... Ah, no, di qua. Fino a round 15 sicuramente ancora shottava. E... in più ci sono le casse, ci sono anche qui le armi di Black Ops 2. E, ok, ecco qua l'interruttore, qua c'era l'altro pezzo, perfetto. E manca l'ultima parte che non mi ricordo dove stia di preciso, però sono sicuro che ci imbatteremo in essa di qui a breve. Intanto abbiamo aperto la seconda area, che è quella ben più ampia di questa. E andando su di qua... Ok, abbiamo aperto. Qua dietro c'era qualcosa, mica mi ricordo. Ah, qua c'era un'altra. Non faccio un'altra sfida. Come vedete ce ne sono alcune. Anzi, ce n'è. Non lo attiviamo questa. E ce n'è un'altra qua, ad esempio. Che cazzo? Degli headshot, ma non la facciamo. Ce n'era una proprio delle kill entro un certo round, che se non sbaglio era qua dietro. No, ok. Quindi può darsi che anche le sfide cambino. Nelle location, tra l'altro, della cassa vi fa vedere, con questo sorta di specchio, vi fa vedere dov'è la cassa in realtà, se non è in quella location dove siete in quel momento. E come vedete qui ci sono altre statue, insomma, un'ambientazione fighissima, fighissima proprio. Poi qua c'è questo gong che si può anche suonare e sicuramente servirà qualcosa per l'easter egg, interagirci. Qua c'è questo altarino, però non c'è un cavolo, quindi non so se è soltanto lì per un fattore estetico o se effettivamente abbia anche una qualche utilità. Andiamo giù di qua. Era qui l'ultimo pezzo, ok, sì, me lo ricordo. Ok, abbiamo preso anche quell'attrezzo e i più intelligenti di voi sicuramente avranno capito a che cosa serve, cioè che cos'è l'oggetto da costruire. Come vedete qui c'è questa zona con questa porta chiusa, door is locked, che questa è la testa del drago di Gorod, del scudo del drago di Gorod. E fatemi sapere nei commenti se preferite video, insomma, cioè più lunghi in cui vi mostro bene le cose, oppure se preferite, insomma, dei video, non so, sotto 10 minuti, robe del genere. Perché almeno mi regolo, io onestamente, io se fossi uno spettatore preferirei vedere una cosa un po' più dinamica, un po' più in fretta. Però magari voi la pensate diversamente, non lo so, fatemelo sapere. Ok, 9.50, allora dobbiamo andare qua giù in fondo, in quella casetta lì, o questa. No, era qui, perfetto. Il tavolo da lavoro. Adesso vedrete. Tac! Ah, della cattiveria. Dove siete? Dove siete? Maledetti porci infernali. Anche se siamo Dempsey e non Nikolai. Eccoli, porci infernali. Mori, lancia... Cioè, che genio deve essere uno per... Cioè, fare le mod per costruire... Vabbè, proprio un potere assurdo. Io, raga, c'ho il massimo... Massima stima per questi qui che sanno fare ste robe. Allora, qua c'era sotto una sfida. Non so se era questo quello del corpo a corpo. Sì, me le... Ok. Dobbiamo fare 11 kill corpo a corpo in due minuti. Direi che se la fa tranquillamente. Anche se adesso ci sono i cani. E appunto, ci sono anche i round bonus con i cani. E quindi proprio non ci facciamo mancare nulla. Sarebbe stato figo se... Non so se... Cioè, tra l'altro c'è e non ce l'ho messo io gli effetti grafici tipo della nebbia come su The Giant, eccetera. Potrebbe essere che ci siano e non li abbia io abilitati, perché vi ripeto, ho dei settaggi grafici piuttosto basilari in modo da
avere il massimo, insomma, della resa con il minimo sforzo. Tanto ci sono anche queste colonne sonore, cioè le canzoni, non so se siano tipo dei file, questo è tipicamente, insomma, giapponese, probabilmente, dai, no, kaboom, sicuramente sono state prese da Zetsubou, cioè, oppure l'hanno composta, da altre robe, non so, c'è un'altra mappa che vedrete, spero nel video di domani o in qualche altro video, che è tra l'altro difficilissima, è veramente... Cioè, penso abbiano composto addirittura la colonna sonora, che è, cioè, mind blowing. Dai, altre due kill. Una. E due. Congratulations, you passed this challenge. Vediamo cosa... Ah, forse bisognerebbe... Ah, ok, ci sono. È una cosa che prima non avevo considerato. Oh, che cazzo vuoi? Era una cosa che non avevo considerato nella run che avevo fatto prima di, insomma, esplorazione della mappa. Potrebbe darsi che uno step per sbloccare l'easter egg sia dover completare le sfide, tutte le challenge, tutte, spero di no, perché ce n'è una che tipo bisogna fare 96 kill mi pare entro un tot round. Cosa mi droppa? Ah, in un chaku? Grandi? Oh, bitch. Qui è altro che Shaolin Shuffle. Qui già anticipiamo i tempi. Motherfucker. Oh, questo. Ta, bitch. Ta, 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 ta. Oh. Ta, 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 ta. Oh. Ok, faccio schifo. Devo mirarci bene. Quello che penso bisogna fare io, per questi easter egg, è trovare una chiave, che può darsi sia un drop di una delle challenge, appunto, per aprire questo forziere qui. Come vedete dice chest is locked, il forziere è chiuso, e quindi servirà questa chiave, e dentro quel forziere suppongo si possa trovare qualcosa per poi andare ad aprire, a sbloccare la porta lì chiusa con la testa di drago lì dietro. E però appunto, cioè, non ne ho la certezza ad aprire quella porta lì, e penso io sia questo. Sì, quello era il grammofono. E penso io non ne ho la certezza, e vedremo, insomma, probabilmente sì, per me a questo punto l'unica, perché prima l'avevo girata abbastanza bene la mappa in cerca di anche altri oggetti da raccogliere, roba del genere, non sono riuscito a trovare nulla, quindi per me a questo punto servirà completare le challenge, magari in una delle chest, in una di quelle, insomma, di quelle scatolette, uno dei drop è appunto una chiave per aprire il forziere. Questa cos'era? No fire. Don't fire. Vabbè, a posto. Aspettiamo 3 minuti. Ci rivediamo dopo 3 minuti. 3, 2, 1. Ostia! Ah no, dai, pensavo fosse un bastone, tipo il tridente. La miseria, che cattiveria però, Yemena proprio. Per me tipo lì dentro c'è qualcosa. Quel corvo è tipo quello lo stesso di... What's next? Oh, non me l'aspettavo minimamente, raga. Cioè, ok. Vabbè, raga, io non conto di farvi vedere tutto quanto l'easter egg. Cioè, anche perché non credo di riuscirlo a finire così adesso. Cioè, quel pannello lì, questo qui, quanto è sospetto? Eccolo! Oh, shit! Ce l'ho fatta! Oh, sono un genio, raga. Cioè, vabbè, abbastanza... Si era capito dall'inizio, però... Let's go bury these meat buckets. Oh! Raga, ma che spettacolo è? Ma che spettacolo è sta mappa, sti easter egg e tutto? Quindi non so, io per questo video direi che potrebbe bastare, visto che comunque sono 25 minuti. Qua c'era un'altra del kill challenge. Sì, per me qualcosa con quei forzieri c'è da fare. Cioè, anche perché altrimenti non avrebbe avuto molto senso metterne così tanti. Probabilmente ne mette così tanti per confonderti, e ce n'è uno in particolare. Cioè, tutti ti danno delle altre armi, e invece questo qua ti dà uno. Cioè, tutti quanti ti danno delle armi tipo corpo a corpo, queste qui, e invece uno soltanto ti dà un'arma, cioè ti dà qualcosa per l'easter egg, che potrebbe darsi, cioè avrebbe senso.
Però appunto non saprei che altro fare per il momento. Non lo so, vabbè, quindi quando avremo più tempo, questa sarebbe anche una bella mappa da streamare proprio, per l'easter egg e tutto. Cercherò di insomma tornare con altre informazioni su questo easter egg. Magari potremmo fare potrei fare un video insomma dei migliori easter egg delle custom map, in cui ve li faccio vedere proprio come si svolgono. Cos'è qua a fare? La zipline, ma lì dentro come c'è la porta chiusa? Che porta qua giù? Porta fuori dalla mappa? Ah no, lì mi sa che è lo spawn. Porta dello spawn. Vabbè. Vabbè, raga, grazie per la visione e lasciatemi un pollice in su e fatemi sapere appunto se vi preferite questi video un po' più lunghi e dettagliati o video un po' più corti, insomma, più tagli, eccetera. Così almeno mi oriento per i prossimi. E detto questo, un saluto a Mr. Frank, grazie per la visione, un pollice in su, un commento. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bye. Oh!